Ciao, ciao a tutte. Allora, adesso è arrivato il momento di dedicarci a una scatola che volevo portare a nuova vita e decorare con i gessetti che abbiamo fatto insieme. Allora, mi hanno dato, siete state preziosissime, tanti bei consigli su questi gessetti, però io continuerò comunque anche a provare, voglio provare anche nuovi materiali, però mi hanno consigliato di aspettare anche un giorno per fare la scartavetratura. In questo modo il pezzo è bello secco e non si spezza, quindi farò così. Però secondo me, almeno con questo materiale, quelli più profondi che vengono comunque con più materiale più spessi reggono molto di più. Quindi io vi ringrazio per i consigli, perché è un materiale che comunque non conosco, non ho mai lavorato. Io vengo da una formazione da ceramista, quindi conosco l'argilla e che va cotta e che dunque ha tutta un'altra procedura, e questi, insomma, questi sono materiali nuovi che devono essere studiati. Allora, però, prima di arrivare alla decorazione, dunque alle cose belle, dobbiamo fare il lavoro sporco, e cioè prendere una scatola qualsiasi o un album o quello che vi pare e fare un primo strato di, diciamo, cartapesta per poi realizzare e dunque poter utilizzare i nostri gessetti. Allora, questa scatola però si apre così e non mi piace. Si apre così da tutte e due le parti e dunque è poco utile, perché uno poi come fa a arrivarci? Allora, io voglio vedere, ecco, dove sta la cucitura e dunque trasformare l'apertura di questa scatola in una scatola, insomma, normale. E facciamo piano, senza strappare tutto, prima di passare poi tutta la colla. Ok, e quindi adesso togliamo i pezzi che non ci servono. Allora, prima di tutto, beh, mettiamo un po' di nastro, se lo troviamo, ecco questo di carta, tanto per realizzare la struttura della nostra scatola. Però ripeto, potete utilizzare quello che vi pare. Le scatole a me fanno sempre comodo, perché uno per metterci i nastri o gli altri oggetti si fa prima. Allora, così la struttura, voi scegliete la struttura della scatola che vi piace di più. A me piace così, poi magari ecco, no, lo farei questo a metà, così qui nella chiusura io ci metto un gancio apri e chiudi, e quindi io voglio dividere a metà questa parte, così più comodo poi per fare la chiusura. Allora, quant'è? Ecco qui, adesso la nostra scatola è perfetta, perché qui metterò un gancio di quelli apri chiudi una volta conclusa, e possiamo ora procedere all'effettivo lavoro sporco. Allora, io potete usare la carta pacchi, ma io ho la carta quella che usa in genere Amazon per i pacchetti, per impostare. Basta creare un po' di striscioline e metterle una dopo sopra l'altra. Allora, iniziamo già con il lavoro. Allora, io qui ho poca. Allora, vi ricordo, io compro la Vinavil in un negozio di ferramenta, perché costa di meno, e questa costa in effetti 6,50 euro in ferramenta, la Mediterranea, beh, quella normale, collante normale, ed è praticamente, mi sembra che sono 500 grammi. Dove sta scritto? Tanta, tanta roba.
non lo trovo, sì, anche di più, ecco, sono 850 grammi, quasi un chilo. Quindi io vi consiglio di andare su questa, non comprare quella che trovate in cartoleria che costa di più. Allora, e magari la vende anche, sicuramente anche Amazon, poi vedo di mettervi il link. Siccome è poca, io ci metto un pochino d'acqua per diluirla e io faccio in genere un po' d'occhio per renderla un po' più facile da mettere. Quando vedete e sentite col pennello che è un po' più fluida, allora la consistenza è quella giusta. Io non vado a dosi, mi dispiace, però così si fa prima. L'importante è che sia, ecco, un po' più fluida, non la consistenza del latte, però una cremina, diciamo, ecco. Infatti così molto più si stende, molto meglio. E allora adesso noi andiamo avanti con il fare un po' di strati. Naturalmente va messo sia sotto che sopra, poi ci ripassate, e andate avanti così per parecchi strati. Allora, la nostra scatola non è completamente asciugata perché, ecco, nella parte interna si vedono ancora dei pezzettini ancora non asciutti, però io posso continuare il lavoro, poi la farò asciugare con calma nei prossimi giorni, intanto la impostiamo. Allora, questa chiusura che vi dicevo volevo inserire è questa qua. Queste le ordinate su AliExpress, però io le ho ordinate bronzo perché questo colore veramente mi fa un po' schifo e quindi penso che poi lo vernicerò o lo sistemerò in modo da renderlo più gradevole, perché insomma questo colore d'oro almeno non ci sta benissimo. Poi vediamo all'effetto finale, magari se ci metto l'oro oppure lo faccio con un altro colore. Questo va qua, farò dei buchi per questa piccola cerniera che li apri e chiudi per l'album con la Crocodile, e poi ho trovato dei ferrettini di fermacampioni piccolini, però questi sono colori che mi piace, che è color bronzo, quindi dovrò riverniciare la chiusura e quindi questa è la chiusura. Per quanto riguarda la facciata, io l'ho tagliato due pezzettini di gomma crepla per fare un po' di spessore con queste metalliche, altrimenti si può fare anche una cornice con le bigs. Io però volevo una figura tonda e quindi queste le metterò una sopra l'altra così. Poi volevo mettere le ali così e poi questi angolini qua per abbellire, ora ce li incolliamo, e poi all'interno dopo, come cosa finale, decorazione finale, io ci aggiungerò una foto, una cartolina carina delle Gorgeous, non lo so, di qualche altro personaggio. Però questa idea della cornice con le ali e questi decori, anche perché sennò viene troppo pieno, mi piace. Diciamo che se avessi avuto altre cose che ho ordinato adesso, altri gessetti semplici tondi, avrei messo le cose decorative qui ai bordi della scatola per renderla un po' più vintage, per cui non so, dei tipo borchiette per farlo sembrare un baule di legno, però non ce l'ho, solo quelli che avete visto, quindi aspetto il prossimo ordine con altri materiali. Intanto queste le possiamo incollare.
carta è fatta, adesso già che ci siamo io passerei un altro po' di carta intorno e per irrobustire ancora di più la struttura e poi dobbiamo solo aspettare che si asciughi. Thank you.
nostra scatolina è pronta, una cosa molto semplice, essenziale, con il materiale che avevo. Avete visto, ho usato i colori della Lidl per fare questa ombreggiatura argento, e poi all'inizio doveva essere oro perché avevo detto che sarebbe stato color corda e oro. Alla fine ho cambiato tutto e ho optato per nero argento con il viola, che sono i miei colori preferiti. Questa devo coprirla un po' di più perché l'oro si vede, e non trovo lo smalto per unghie nero. Con lo smalto per unghie nero, poi, oppure con l'argento o l'uniposca d'argento un po' più colorante, verrà meglio, però per ora la tengo così perché è così mi è arrivata. Dentro in effetti color corda non è che ci stia tanto bene, quindi forse la rivestirò all'interno con un colore più appropriato, magari su un cartoncino viola, così. E poi ho messo queste decorazioni tanto per abbellirla, però in effetti quella originale del sito che vi ho consigliato aveva anche delle decorazioni fatte in una resina polimerica che io ho ordinato e mi arriva la prossima settimana, così proverò a creare qualche stampo, anche se gli stampi veri che proprio ho ordinato da pochissimo sono tanti, anche più steampunk, ci sono le chiavi, ci sono gli ingranaggi. Quindi adesso ho fatto una cosa così con quello che avevo, però spero con gli strumenti un pochino più precisi, o diciamo con i stampi più adatti, perché mi piacciono quelli steampunk, ho potuto utilizzare solo questi due perché gli altri sinceramente non mi piacevano, e spero di fare altre cosette. Però almeno vi ho dato l'idea che si possono usare gessetti, o quando sarà fatti con una pasta polimerica, per dare dei rilievi a delle scatole riciclate. E poi devo dire, la carta igienica usata come cartapesta dà questi effetti ruvidi che non sono affatto male. Altra idea, potete anche collarci il merletto e poi dipingerlo. In questo modo avrete, che ne so, una rete, avete dei fiori, avete altre texture molto interessanti. Però ecco, vi ho dato un input per poter sperimentare cose nuove. Ecco, questo infatti si vede qui la maglia della carta igienica, ma se avessi usato un merletto con i fiori sarebbe stato ancora più bello, mi è venuto in mente dopo. e comunque adesso è insomma finito questo video sul riciclo. Spero che vi possa servire come ispirazione per altri decori e per riutilizzare altre scatole. Qui io naturalmente in questa scatolina ci metterò dei materiali che non si sa mai dove metterli, e delle cose insomma che userò qui nella mia craft room. Con questo ho finito, ci vediamo al prossimo video, ciao.